Bene, niente, siamo qui al Giro E, una esperienza cicloturistica si potrebbe definire, una bike experience promossa da RCS che permette a tutti quanti di andare in bicicletta, bicicletta ovviamente con pedale assistita. Per me è la seconda partecipazione, è un evento per certi versi goliardico ma sicuramente sportivo, perché comunque si percorrono le stesse strade del Giro d'Italia e quindi è necessario comunque avere preparazione atletica per svolgere queste tappe. E non so, volete, i miei compagni, se vogliono aggiungere qualcosa? Ovviamente noi siamo di squadre diverse, ma il bello del ciclismo è ritrovarsi a fianco ovviamente ad una birra a fine gara per aspettare i pro, e questo è un po' anche il leitmotiv di questa bike experience. E per voi, Manuela e Maria, la prima esperienza com'è stata? È stata molto divertente, sinceramente ci siamo molto divertite. Poi nel tratto che abbiamo fatto ci sono stati dei momenti in cui comunque sia si doveva dare delle prove, quindi magari si spingeva un po' più con la bici, e quindi in quei tratti ci siamo parecchio divertiti. E comunque è stata controllata la tappa, quindi non c'era anche nemmeno il pericolo che potesse succedere qualcosa, insomma. E poi entrare qui a Termoli con tutta questa gente che ti acclama è veramente molto divertente e emozionante. È stata una bella esperienza, la prima esperienza che ho fatto è stato molto molto bello. Non me l'aspettavo così, devo dire che sono rimasta veramente entusiasta. Bello, mi sono divertita e spero di poterlo rifare il prossimo anno, perché è veramente uno spettacolo bellissimo, bello da vivere. Io lascerei la parola adesso ad Anna, che è qui con ovviamente porta dietro anche un progetto importante proprio di bike experience, no? La ciclostazione che c'è a Francavilla, che è appunto un tour operator, ed è qui con RH come appunto lo siamo anche noi. Anna, cosa ci racconti di questa bike experience e quali sono le bike experience a cui anche voi siete abituati a far partecipare i clienti? Allora, sicuramente è stata un'esperienza, potrei definirla unica per me, è stata proprio la prima messa alla prova, diciamo. Mi sono divertita tanto. Per quanto riguarda le nostre vacanze, sicuramente sono le facciamo in tutta Italia, insomma, oltre all'Italia anche all'estero. La gente sì, è importante divertirsi sempre, ecco. Pedalare è sempre un piacere, quindi è un piacere di ritrovarsi, stare in compagnia e tutto qua. Grazie. A questo punto facciamo aggiungere qualcosa a Valeria e poi ovviamente anche a Jackie. Io volevo soltanto dire che pedalare le stesse strade che di solito pedaliamo il sabato o la domenica col clima a Giro d'Italia è veramente una cosa fantastica, quindi questo ha reso il tutto ancora più entusiasmante. Passo la parola al nostro vice capitano. Eccomi qua, tutto bene, sta procedendo tutto in modo perfetto, gli ospiti si sono divertiti anche oggi e il nostro viaggio continua e continuate a seguirci.